Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo per giovedì 2 marzo 2023 a cura di Meteograd. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Un vasto anticiclone sull'Europa nord-occidentale blocca il flusso perturbato zonale e sul suo bordo meridionale si trova isolata una circolazione fredda, in avvitamento su depressioni mediterranee. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. Permane una vasta struttura anticiclonica di matrice azzoriana sull'Europa centro-occidentale che tende a bloccare il flusso oceanico zonale. Sul bordo orientale di questo campo anticiclonico scorrono masse di aria molto fredda ed instabile, che dalla Scandinavia si portano verso l'Europa orientale e la Russia. Più a sud persiste una circolazione fredda tra Francia e Spagna che alimenta una serie di depressioni in azione sul Mediterraneo. Previsioni meteo in area italiana per giovedì 2 marzo 2023. Nord. Molte nubi al mattino con precipitazioni diffuse, soprattutto sui settori padani ed occidentali. Neve a quote basse sul Piemonte a causa del persistere di sacche fredde. Attenuazione della fenomenologia nel pomeriggio con schiarite. Centro. Molte nubi su tutte le zone con tendenza dal pomeriggio all'ingresso di precipitazioni sui settori centrali, a tratti diffuse sul Lazio. Asciutto per l'intera giornata sulla Toscana. Nevicate in Appennino al di sopra dei 1000 metri. Sud e isole. Una depressione sui settori sardi mantiene condizioni diffusamente instabili con precipitazioni sparse, più intense e diffuse sui settori peninsulari e tirrenici, dove si avranno anche dei temporali. Neve in Appennino a quote medio-alte. Temperature massime nel complesso stazionarie, ancora su valori bassi sulle regioni nord-occidentali a causa del cuscinetto freddo padano. Minime in lieve diminuzione sui settori interni centro-meridionali. Ventilazione fino a forte a rotazione ciclonica attorno ad un minimo depressionario sul Tirreno centrale. Raffiche fino a molto forti sui settori insulari. Mari da mossi in Adriatico, fino a molto mossi, localmente agitati, in area tirrenica. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Continua a persistere una circolazione depressionaria tra le due isole maggiori che risulterà più attiva nella giornata di venerdì, quando avremo piogge su buona parte delle regioni centrali e meridionali. Saranno possibili anche dei temporali, soprattutto nei pressi delle isole. Instabilità in graduale attenuazione da sabato con ampie schiarite ad iniziare dal nord. Ancora dei rovesci o temporali al sud e sulle isole. Temperature in risalita. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.